Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta, con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Da oggi puoi calcolare il costo della tua manutenzione online. Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click. E allora, amici di Non Solo Mare, siamo a bordo della novità di Casa Performance. Con me c'è Uschi Wubel 1001, giusto? Questo è il nome, è un 10 metri, una barca che io ho definito la barca. Quindi cominciamo a questa è grazie la barca. Io non potevo non farlo perché davvero questa è l'espressione di chi ama veramente la concessione di andare per mare con una barca che sia barca, che abbia le caratteristiche della barca, quindi che sappia stare bene sull'acqua, che si comporta bene. Qua siamo sul lago di Garda da Roberto Avisoli, ma è una barca che anche in mare questa dà molta soddisfazione, perché affronta certo. Le onde come vanno affrontate? È una barca che è divertente e delle misure ridotte, quindi natante sempre, e con la motorizzazione come questa qua con 6.2 da 350 cavalli raggiunge una velocità abbastanza elevata, tiene bene le onde, come abbiamo visto oggi che avete provato sia la barca che fatto le foto anche giocando dalla... sulla scia. La scia era divertente, penso. Infatti io ho fatto un post poco fa mettendo una foto dicendo: oggi sono con Uschi Wubel, una donna a cui non piace andare sotto i 40 nodi, perché da quando ti conosco, insomma, la corsa, l'adrenalina, la barca veloce è sempre quello che poi piace a molti. Molti poi non lo dicono, ma quasi tutti amano correre, perché quando una barca ti permette di correre è anche divertente. Chiaramente correre con una barca che non te lo permette comincia a essere pericoloso. Certamente, ma a noi piace correre e divertirci, però sempre in tutta sicurezza, e come abbiamo visto c'era anche la nostra amica Giulia dietro e non c'era problema di stare lì sul prendisole intanto che si navigava. Io vedevo dall'elicottero addirittura c'era il ragazzo che rappresenta, che in Germania rappresenta la Performance, che era a bordo e stava lì col telefono, eravate sui 35-40 nodi e lui era lì col telefono che faceva le sue cose come se nulla fosse. Effettivamente non si percepisce a volte la velocità che si ha in quel momento, perché è una barca che a 40 nodi sembra di essere ancora a 20 nodi. Questa barca qua a 40 nodi e a basso regime dei giri non si fa fatica e non prende colpi. Dopo abbiamo giocato un attimino e lì chiaro che si fanno anche qualche voletto con le onde che c'erano oggi. E questo per quello che è la sportività e quindi per le caratteristiche di una barca che deve stare bene in acqua. Poi però da quando ti ho conosciuta, da tanti anni fa, quando ci siamo conosciuti la prima volta, 607, 707, ecco, sempre stato uno stile sportivo ma anche elegante e raffinato, perché tu da donna hai portato nella sportività quello che una donna poi si aspetta di trovare, quindi tutti quei comfort che sono studiati per poter vivere la barca anche quando poi, insomma, ci si rilassa un attimo, quindi i prendi sono importanti, ma anche i dettagli sono curati, raffinati. Una barca, devo dire... Ma non sono solo io e tutto il nostro team insieme che tentiamo di fare del nostro meglio per trovare le innovazioni, innovare la tecnologia e questo e quell'altro, ma a mantenere anche un certo stile un po' quasi retro, tipo gli interruttori elicottero che a noi piacciono tantissimo, invece di solo touch, mica touch, eccetera, perché dà un po' di immagine. Esatto, quindi c'è anche questa attenzione, io vedevo prima sotto coperta, insomma, si entra e non sembra una barca sportiva, ma sembra una barca di quelle molto abitabile, ma soprattutto molto rifinita, molto curata nei dettagli. È un'immagine che colpisce molto, perché ci si aspetta invece la classica barca sportiva, dove magari si penalizzano certi aspetti per renderla ancora più sportiva. Voi siete forse l'unico cantiere che riesce a coniugare le due cose. Non è facile. No, non è facile per niente, ma prima viene il disegno, la navigazione, e poi tentiamo di dare il più comfort possibile ai nostri clienti e speriamo che li apprezzano. Allora, descriviamo un attimo questo layout, ecco, a poppa questo prendisole importante, intanto ricordiamo questo è ancora natante, quindi nonostante le sue dimensioni è natante. Passaggio senza dover passare sui cuscini, ma passaggio vero. E devo dire una plancia importante, che di sotto sulle barche sportive sono molto ristrette, sì. Quelle plancette. Bel divano a L, qui ci si può mettere anche un tavolo. C'è da qualche parte in un qualche gavone con il suo poggiapiedi. Quindi si crea una dinette qua, conviviale qua all'aperto, per avere un pozzetto che magari ci facciamo il nostro aperitivo.
sedili offshore che sono per poter navigare in piena sicurezza, ci si può sedere, ma quando si fanno i voli in piedi e in protezione con belle sponde. Esatto, quando noi, come in questo momento, la seduta è posizionata per appoggiarsi coi reni, sì, però si ha la protezione delle spalliere. Certo. Ed è importante anche per... Uno può sbagliare qualcosa, ma è tenuto dal sedile. Quando si vuole essere sportivi, bisogna essere sportivi anche nelle dotazioni a bordo, perché certo, altrimenti non basta il manico che porta la barca. Bisogna poi pensare che in mare e in acqua, insomma, ci può essere quel momento in cui, ecco, io vedo anche in offshore, quando corrono, la sicurezza è data anche proprio dalla scelta. Anche le maniglie, lì, sedile copilota, onde evitare eventuali pericoli, uno si può tenere bene, non solo al parabrezza, ma proprio con la maniglia davanti. È una filosofia quella. Sono cose che vengono fuori dai tempi che furono delle corse. Voi ci dovete sapere che lei tantissimi anni fa nasce proprio nella partecipare alle competizioni, perché ve la giocavate sul lago di Como facendo la 100 miglia, sì, hai fatto diverse competizioni proprio di offshore. Quindi insomma il DNA sportivo nasce dalla partecipare proprio alla competizione. Poi l'hai riportato in barche che pur mantenendo la sportività, invece eccole qua, questo 1001 è davvero una barca elegante, raffinata. Io non immaginavo che potesse essere così bella una barca che rimane comunque una barca molto corsaiola, perché sì, la sua caratteristica principale è quella. Anche, non serve fare colori, questo, quell'altro, come ci sono su tantissime barche americane. A me piacciono da morire, devo ammetterlo, ma si può anche fare la barca sportiva, ma elegante comunque. Più stile understatement, do le prestazioni, ma non faccio proprio vedere quello che posso fare. Io ho visto che qua molti tedeschi comunque apprezzano ancora molto questo stile di barca. Ecco, questa è un po' la barca che piace molto a tutto il nord Europa. Sì, non solo i tedeschi, anche austriaci, svizzeri, olandesi, belgi. Ma io quello che volevo far notare, ecco, che se tutto il resto d'Europa apprezza questo stile di barca, non è solo perché può essere bella da guardare, ma perché effettivamente dà soddisfazione in acqua. E un po' ci si è dimenticati negli ultimi anni che una barca principalmente dovrebbe andare bene in acqua, prima ancora di essere bella, comoda, ma deve stare bene in acqua. Stare bene in acqua non significa galleggiare, ma significa comportarsi bene a seconda poi di come la si vuole portare. Questa è una barca che ti permette di viaggiare in crociera di 22 nodi, 25 nodi tranquilli, oppure una crociera di Allegra di 40 nodi, oppure di andare poi a la prestazione massima. Infatti, ma questo è il nostro stile di vita, che pensiamo che bisogna dare tutte le possibilità alla gente, ma soprattutto in piena sicurezza. Questo è importantissimo per noi. E soprattutto non soltanto chi è al comando, perché lui di solito chi è al comando si diverte sempre, no? Perché ha il comando della barca, però spesso stressa l'equipaggio. Qua abbiamo visto come l'equipaggio se la gode, si diverte col comandante che porta la barca, non si sente mai messo in pericolo, e questi sono aspetti importanti perché sia una barca. Ma certamente la cosa più importante. E allora, lei è Uschi Wubel, io l'ho definita la donna che nella rivista avevamo messo un sottotitolo dicendo la donna a cui non piace mai arrivare seconda. E penso che sia un po' la verità, no? No comment. È una donna a cui piace correre, però avete visto, piace anche curare la barca per cercare di dare quel tocco che è un po' l'italianità poi della sportività italiana, perché la barca italiana è anche di stile, no? Mentre magari appunto, gli americani insomma sono un po' più estrosi, in Italia c'è anche questa ricercatezza, come nella moda si cerca di essere anche un po' eleganti. Ma quello è normale, anche se non sono italiana, ma dopo 37 anni che vivo qua mi sento più italiana che tedesca, francamente. E noi siamo ben contenti e felici di aver presentato questa novità di Casa Performance 1001, una barca fantastica, ma tutta la linea Performance, da quando noi l'abbiamo conosciuta, dal 6 metri fino ad arrivare al 14 metri. Oggi noi eravamo a bordo del 14 metri per fare le riprese di questa. Vabbè, lì siamo sulla Miraglia, no? Una barca importante, una barca che dà ancora più soddisfazione per chi può arrivare al 14 metri. Sì, certamente, dà più abitabilità, più comfort e tutto, ma questa è navigare diversamente. È la misura giusta, questa è la misura giusta. Sì, soprattutto qua sui laghi, io direi fino ai 12 metri, se no, uno non vuol vivere in barca, non serve una barca più grossa, anche parlando contro il proprio interesse, ma è quella la nostra filosofia. E questa è Uschi Wubel, è Performance, quindi ve l'ho voluto presentare in anteprima, una misura perfetta, una barca che è barca con la B maiuscola, avete visto, prestazioni importanti, non stiamo a dirvi i nodi esatti che fa, perché tanto quello poi dipende anche da
chi c'è qua, perché poi sono micro regolazioni che si vanno a ricercare, si può fare uno di più, uno di meno, ma non è quello che conta, conta come li si fa. Qua abbiamo visto che dai 20 nodi ai 50 nodi la barca non si scompone mai, e questo credo che sia una caratteristica che appartiene a pochissime barche. Una di questi cantieri che ci rappresentano ancora per fortuna nel mondo è Performance Uschiwubel, che il cognome non è italiano, ma come ha detto lei, ormai sei italiana. Sì, per forza. Noi possiamo essere orgogliosi e dire che sei italiana, no? Sì, anche se non di passaporto, ma comunque mi sento. Ecco, e allora grazie per averci dato questa anteprima. Ci vedremo presto, perché queste saranno barche che ne vedremo tante sfrecciare sul lago di Garda, tantissime. Ma io credo che stia tornando anche nel resto d'Italia, perché hanno capito che forse andare per mare con una barca così ci si sente un po'. Soprattutto in questi periodi, cosa si può fare? Almeno in barca uno è in sicurezza, non solo da altri pericoli, ma la famiglia è da sola, non può avere contatto con altra gente, eccetera, e varie. E allora, grazie Uschi, noi ci vedremo presto, e questo è il Performance 1001. Ciao Uschi. Grazie a te. E mi ha raggiunto la padrona di casa, Roberta Bisoli. Qua siamo nella realtà che da sempre rappresenta uno dei porti più belli sul lago di Garda, siamo a Sirmione, ma non è soltanto il di Sirmione, che è già di suo è molto bella, è proprio una marina che io prima arrivando ho visto, insomma è un piccolo yacht club dove tutti gli armatori hanno questo rifugio, perché questo ripara da quello che può essere un momento di intemperie sul lago, ma poi qua a terra vedete tutti quei servizi che uno si aspetta di avere a Sirmione. Grazie Francesco per il complimento, di cui ovviamente ne sono molto fiera. Sì, ho cercato di dare quell'accoglienza sia col bel tempo, soprattutto anche col brutto tempo, perché tu sai che il lago è sempre imprevedibile, per cui cerchiamo di coccolare molto i nostri clienti. Ecco, oggi noi eravamo qua con Uschiwubel, che so che per voi c'è un'amicizia di lunga data, sì. E sono imbarcazioni che tra l'altro piacciono molto anche un po' al target di clienti col quale voi avete di solito a che fare qua nel vostro porticciolo, perché sono tutti, la maggior parte sono tedeschi, barche che piacciono, barche corsaiole. Esatto, Uschi poi è di origine tedesca, per cui lei ha avuto ancora più facilità, diciamo, a entrare nel mercato, specialmente con la Performance, che sono delle bellissime barche. Poi io dico sempre, l'importante è che navighino, che siano piccole o grandi, e dopo ogni barca ha la sua peculiarità ed è bella. Ed è giusto che ci sia una varietà di poter scegliere la barca più giusta per quello che è il nostro utilizzo. Qua ce ne sono diverse, un piccolo porticciolo, perché poi ecco, la marina è a misura d'uomo, devo dire, uno spazio perfetto per poter stare tutti insieme, perché poi qua so che spesso si organizzano anche feste, insomma si conoscono un po' tutti i vostri armatori. Sì, assolutamente, si sono create amicizie che poi sono diventate storiche. Noi poi abbiamo la fortuna di avere qui clienti che sono da più di 50 anni, cioè ero molto piccola. E dicevi prima che a 7 anni? Io ne ho 63, ho cominciato a lavorare a 7, per cui fate un po' voi i conti. A 7 anni facevo l'ormeggiatrice qua. Ormeggiatrice, davo la benzina e i miei genitori mi facevano lavare le barche. Cosa bellissima, perché mi poteva permettere, allora lo potevo fare, di stare in bikini tutto il giorno. Quando avevo caldo mi tuffavo in porto, più bello di così, però diciamo che è stata proprio una cosa bella. E poi io, insomma, diciamo che il principio mio assoluto è quello di coccolare il cliente che si senta come a casa, perché quando loro arrivano dalle vacanze sono un po' stressati, li vedi, sono un po' currucciati, dopo due giorni io li lascio stare, dopo due giorni cominciano le coccole e dopo si crea un rapporto comunque che dura veramente da tantissimo tempo. E poi c'è Sirmione, che ovviamente è un jolly che vi giocate molto volentieri, perché penso che sia una delle località più belle e caratteristiche del lago di Garda. Beh, guarda, lo dici a me, io sono nata qui, perché io ho ancora avuto la fortuna di nascere in casa, per cui sono... Noi l'abbiamo visto anche dall'elicottero poco sì, fa. Sì, beh, immagino, l'ho visto anch'io tante volte. Questo limbo di terra che si infila nel lago. È una cosa straordinaria, non per niente la chiamano la perla del lago, io di cui ovviamente sono molto fiera, perché è bella.
Scanner Marine, special boat for special people. Not only boat, a lifestyle. SPX, the new generation rib. I'm not backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now. È bellissimo anche quando è nuvoloso, il lago è particolare, no? Leggevo proprio questi giorni un'intervista di Pozzetto, che sai che vive su un altro lago, eccetera, e quando gli chiedevano ma il lago è monotono, e lui diceva no, bisogna capirlo il lago e conoscerlo, ed è vero, perché ogni momento è diverso, vedi anche adesso non è stata una giornata splendida, però ci sono questi colori, tonalità di grigio, di azzurro, poi domani sarà bello e sarà il cielo azzurro col lago blu, verde, insomma è bello. Insomma, non te lo dice una lacustre, ma l'hai visto anche tu con i tuoi occhi, no? E se poi lo si può vivere con un performance è ancora più bello, perché abbiamo visto che è una barca spettacolare, insomma, sì, regala soddisfazione. Devo dire che fare i complimenti a Usci, perché è sempre stata, diciamo, il fulcro di questa azienda, e devo dire che veramente sono belle, infatti hanno avuto un successo incredibile per quello, oltre a fare della vivibilità, perché è importante la barca viverla, perché secondo me se tu vai in barca che c'è tutti i seggiolini così ci siede, corriamo e basta, esatto, non ha senso, cioè va bene per le barche da corsa. Infatti dicevo prima che Usci probabilmente, essendo donna, ha capito prima che le donne poi dicono esatto. Sì, ho capito che vuoi correre, ma quando poi dopo c'è un momento, non è che possiamo correre 8 ore al giorno, relax, è pensato una barca.
per avere il tuo prendisole, per scendere senza fatica a fare il bagno e tanto anche risalire, perché questo è il concetto effettivamente di una bella imbarcazione. Ed era difficile trovare questo connubio di una barca sportiva ma al tempo stesso con tanto spazio vivibile e con quel layout che permette di sentirsi sempre in sicurezza ma anche col comfort necessario, soprattutto le donne a bordo ma anche gli uomini, perché poi a un certo punto ci si gode una bella giornata. Qua il lago offre anche momenti in cui ci si può godere un po' di relax, non è che bisogna correre tutto il giorno. No, assolutamente, io sono una grande fautrice della sicurezza, perché giusto, ci vuole molta più accortezza a navigare che andare in macchina, anche se purtroppo anche la macchina è diventata molto rischiosa. Quello che mi piace molto anche delle barche performance, perché ovviamente usando la vetroresina ma usano anche tanto legno come il teak. Io che sono figlia di un mastro d'ascia, è ovvio che posso solo che apprezzare. Esatto, è riuscita a mantenere anche quella caratteristica di barca che richiama un po' l'arte di una volta, di come si facevano le barche. Abbiamo visto anche, tengono ancora questi pulsanti tipo elicottero, cioè hanno alcuni accorgimenti che ricordano un po' l'antica arte di fare le barche, mescolate con l'innovazione, perché poi un po' di innovazione ci stava e Usci è stata bravissima a trovare il giusto equilibrio, no? Tanti complimenti a Usci, veramente brava, poi lei è un bel carattere forte, infatti a volte ci scontriamo piacevolmente perché lei ha un'idea, io un'altra, però c'è una grande amicizia che ci lega, io appoggio tutte le sue iniziative perché è veramente una donna molto in gamba e ne sono fiera perché è una mia cara amica. Complimenti a Roberta per tutto quello che rappresenta sul lago e a Usci per quello che ha portato qua, che ha dato una bella immagine anche a voi, perché poi comunque qua di performance ce ne sono tanti, ma portare la novità qua da voi è stata una bella cosa. Grazie a te Francesco, è stato un piacere. Amici di Non Solo Mare, in questo momento siamo con il direttore del porto turistico di Roma, con me c'è Alessandro Mei, ci ha accolto poco fa, siamo tornati da questa bella settimana dedicata alla pesca, una settimana che ho visto partire tantissime imbarcazioni da qua, perché Ostia Fishing Team sono, penso una ventina di barche sono partite dal porto turistico di Roma. Questo anche per voi è un segmento importante, la pesca, insomma qua sono tante le imbarcazioni da pesca, però porto turistico di Roma è anche ovviamente un porto che accoglie tutti i diportisti e che grazie al lavoro che stai facendo, perché è un annetto che è stato nominato Alessandro Mei, io lo conosco da tantissimi anni, quando ci eravamo incontrati per le famiglie in festa sul laghetto dell'Eur, quando c'erano queste belle iniziative, anche quelle atte ad avvicinare le persone a quello che è il mare, e in questo caso ecco il lavoro importante che state cercando di fare è riportare il porto turistico, anzitutto essere uno dei porti più importanti che abbiamo in Italia, ma soprattutto un anello di congiunzione tra quello che arriva dal mare e ciò che invece c'è alle nostre spalle, la capitale d'Italia, Roma. Sì, esatto, questo è un porto da 850 posti barca quasi, che accolgono imbarcazioni dai 6 ai 60 metri, quindi un occhio di riguardo alle imbarcazioni di porto, vela, motore, alle associazioni di pesca che sono ben presenti qui all'interno del porto, si fa molta attività anche velica, c'è un centro federale di preparazione olimpica della vela, ma anche un occhio di riguardo al territorio. Questo è un porto che è inserito in un contesto cittadino importante, il 10° municipio, uno dei più importanti della capitale con oltre 380.000 abitanti, quindi è un punto di aggregazione per la città. Non a caso da quando c'è l'amministrazione giudiziaria si sta cercando di rilanciare l'intero quartiere portando qui eventi sportivi, eventi culturali e sociali, proprio per creare questa congiunzione tra mare e terra sempre più forte. E so che quest'anno festeggerete anche 20 anni da quando è stato poi ideato e progettato e realizzato il porto di Roma, il turistico di Roma. Esattamente, il 23 giugno abbiamo celebrato i 20 anni dal taglio del nastro, li abbiamo festeggiati lo scorso fine settimana con degli eventi di musica qui all'interno del porto, con una grande affluenza, una grande presenza delle istituzioni che ci stanno affiancando in questo progetto di rilancio. Ecco, sentivo appunto che un po' tutto quello che è la politica italiana si sta accorgendo di quanto sia importante poi quello che è il turismo che arriva dal mare, perché non è che coinvolge solo le persone magari del posto che tengono la loro barca qua, cioè sono le porte d'ingresso di tutti quei paesi che noi abbiamo intorno, Mediterraneo, poi l'Italia è circondata dal mare, qua siamo sulla parte tirrenica, tutta l'Italia dovrebbe essere che ogni marina, poi non parliamo del porto turistico di Roma, dovrebbe essere la porta d'ingresso, no? Per chi arriva dal mare, dagli altri paesi. Assolutamente, soprattutto quest'anno con la ripresa della nautica dopo un periodo di pandemia, adesso vediamo che c'è molto più movimento da parte degli
stranieri con le dovute precauzioni, quindi sono stati anche predisposti i servizi sanitari per il tampone, effettuare il tampone al loro arrivo, quindi insomma anche la struttura si è adeguata a quelle che sono le necessità di un turismo mediterraneo anche più extraeuropeo. Ecco, anche perché questo non so quanto è uno dei porti forse più lunghi che abbiamo in Italia, perché è lunghissimo, no? Partendo da dove inizia a dove finisce, non so quanti, se sappiamo quanti chilometri esatti. Noi abbiamo una passeggiata, una promenade di 1200 metri. Ecco, che è tutta una zona dedicata a quello che può essere lo shopping, ma anche a servizi rivolti ovviamente a chi poi ha una barca, quindi da quello che può essere il lavaggio automatico, a quello che possono essere servizi di mini market, quello che può servire anche al diportista. Però è davvero quasi un centro commerciale. Sì, diciamo, qui ci sono un centinaio di negozi, punti di ristoro, 10 punti di ristoro tra street food e ristoranti di ogni fascia, quindi è una specie di centro commerciale effettivamente. Che predisposto sia a chi arriva dal mare ma anche a chi arriva da terra, perché le porte sono sempre aperte per chi entra senza l'auto. L'auto è un discorso a parte. Chiaramente sì, questa è una struttura che ha un accesso diretto al lungomare di Ostia, quindi anche chi passeggia sul lungomare può accedere liberamente all'interno del porto, può usufruire dei servizi che offre il Marina e che chiaramente sono a disposizione anche del diportista, negozi di nautica, agenzie nautiche, lavanderia automatica, mini market, qualsiasi altra necessità per il diportista. E chi invece arriva dal mare trova dei servizi per poter andare a visitare la capitale, perché non è che tutti abitano a Roma e quindi chi arriva da fuori, giustamente voi vi state organizzando per dare la possibilità di visitare quello che invece offre la capitale Italia, Roma. Assolutamente sì, il porto comunque ha dei collegamenti con la rete ferroviaria che da Ostia va al centro di Roma e quindi anche per chi viene da Roma o per lo straniero che desidera visitare la città o semplicemente la zona del parco archeologico di Ostia Antica che sta a pochi chilometri da qua ha la possibilità di arrivarci con estrema facilità, oltre alla vicinanza dell'aeroporto internazionale di Fiumicino che dista poco meno di 10 chilometri da qui. Insomma, avete capito? Ecco, io sono, quando ho saputo che Alessandro Mei diventava direttore del porto ero contentissimo, perché io quando l'ho conosciuto lui promuoveva invece quello che era l'avvicinamento dei giovani alla vela, ma con tanto entusiasmo, tanta passione. Ecco, quello che mancava forse era proprio questo coinvolgimento in prima persona e non soltanto sulla carta, su quello che può essere la burocrazia, che comunque è complessa, però senza l'entusiasmo e la passione, abbiamo visto anche chi va a pescare senza entusiasmo e passione non si va da nessuna parte. La passione e l'entusiasmo per chi va per mare sono fondamentali e forse è proprio la passione per il mare. Sono le vere vitamine. Assolutamente sì. E allora io faccio i miei complimenti, i miei auguri al porto di Roma che fa 20 anni e Alessandro Mei che invece da circa un anno ha preso in mano le redini di questa importante marina italiana, perché qua davvero stiamo parlando della capitale, quindi non può essere che la capitale non ha uno dei porti più importanti che noi abbiamo in Italia. Complimenti, e noi verremo a metà settembre, ci dovremo vedere perché ci sarà un evento importante, lo possiamo dire. Assolutamente, avremo una gara di pesca qua all'interno del nostro porto, che è una prosecuzione della gara di pesca da cui venite, quindi ci fa assolutamente piacere questa unione con Ventotene che è iniziata un po' l'anno passato e che stiamo proseguendo poi per quest'anno e spero anche in futuro. E noi ci saremo per raccontarvelo, quindi state pronti a seguire, seguite sempre Non Solo Mare TV. Ringraziamo il direttore Alessandro Mei, noi ci vediamo 20 settembre. Arrivederci. Alla prossima.